Avve a tutti ragazzi, sono Alessio PCM e vi do il bentornato o il benvenuto sul mio canale. E oggi continueremo la nostra campagna su Europa Universalis 4 con la Toscana, in cui cerchiamo di riunire l'Italia e di ricreare l'ormai dimenticato impero. E questo è il quinto episodio. Vi ringrazio tantissimo come al solito per i consigli e vi invito come al solito a mettere qua sotto un bel mi piace per supportare la campagna, a condividere il video e a guardare le altre serie presenti sul canale. Ok, allora cosa stavamo facendo? Siamo in una pace, se non sbaglio, e fra poco potevamo dichiarare guerra a Urbino e Ancona. Grazie mille per avermi detto non allearti con l'Austria, perché in effetti stavo pensando una stronzata, ragazzi. Quindi il nostro prossimo obiettivo sarà quello di annettere Ancona e Urbino, e non dovrebbe essere neanche troppo difficile, devo dire. Adesso alzo un attimo l'army maintenance, giusto per far rinfoltire questi uomini, e direi che dovremo aspettare un po'. Tipo fino al 1470, che finiscano le paci con Urbino e lo Stato Pontificio prima di poterli attaccare. Poi faremo due guerre lampo e li annetteremo all'istante. Mentre i territori dell'impero, che sono quindi da Ferrara, Milano, Genova, ce ne occuperemo quando avverrà l'evento che in pratica permetterà agli stati italiani di separarsi dall'impero, che dovrebbe avvenire a breve, comunque nel 1490. Poi ho notato un'altra cosa. Allora, noi siamo imbargati, subiamo un embargo da parte di Genova e quindi io vorrei metterlo a tutti i nostri rivali. A sto punto, ah, è finita la tregua con Milano, bene. Metterei l'embargo su Genova. Ah, non posso farlo perché ho la tregua. L'imperatore ha fatto una riforma imperiale. L'imperatore guadagna meno 5% di costi di costruzione, meno 5% di development cost. Noi la stessa cosa, non è male. E quindi sì, perché noi siamo ancora membri dell'impero, è ottimo, 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 ottimo. Queste sono buone notizie. Non posso imbargare Genova perché siamo ancora in tregua con loro, però fra pochissimo, fra 3 anni lo potremo fare. Però in compenso posso imbargare Milano, che è un nostro rivale, e posso imbargare anche Venezia, che è un'altra nostra rivale. No, perché abbiamo una tregua anche con loro, niente. Ok, quindi stiamo migliorando le relazioni con il Portogallo. Sì, che ci serve contro in funzione anticastigliana. Anche perché Castiglia e Aragona, nonostante siano messi così, sono comunque un'unione personale ed è una cosa veramente orribile, devo dire, ragazzi. È una cosa che ci creerà un casino di problemi. Con gli ottomani siamo in buoni rapporti. Allora mandiamo comunque però a migliorare le relazioni con loro. L'Ungheria, ho notato, ragazzi, che è alleata con lo Stato Pontificio, ma non ci creerà alcun problema, cioè. Guardate ragazzi che schifo che sono diventati. Cioè, ormai hanno pochissimi uomini. Non penso che siano. Che possiamo considerarli una minaccia. Ne avremo più noi a sto punto. Posso abbassare il mantenimento? Sì. Lo posso abbassare ancora per un po'. Così ci facciamo un po' di soldi. Dicevo, complotto tra i nobili. Ecco, perdiamo uno di stabilità. Vaffanculo. Questo avrei preferito non doverlo avere. Dov'è? Ledger, Ungheria. Vabbè, andiamo. Per ordine, in quest'ordine, Ungheria, Ungheria, ah già, con l'H ragazzi, in inglese, eccola qua, ha 3.000 uomini, cioè, non è niente, magari non entrano neanche in guerra insieme allo Stato Pontificio, anche perché noi siamo alleati degli ottomani, che comunque li farebbero fuori nel giro di un secondo. L'unica cosa è che c'è anche Mantova che entrerebbe con lo Stato Pontificio, ma non è un problema, li facciamo fuori come niente. Ok ragazzi, abbiamo un po' di soldi e colgo l'occasione per costruire un altro tempio per guadagnare più tasse in Umbria. Così le avremo in ogni nostro territorio praticamente. Non mi era mai capitato di riuscire a fare una cosa del genere. Penso che sia una cosa ottima. Elezioni ragazzi, e come al solito ci teniamo quello che abbiamo già. In questo modo abbiamo anche guadagnato dei military power. Ok, fantastico. E abbiamo un bel 4, no, 225, che è ottimo. E se ci riusciamo a tenere questo qua, che ha 62 anni, ma non penso, magari riusciamo anche a diventare una monarchia, che sarebbe una cosa interessante. Solo che se questo qua è troppo vecchio quando diventa re, cioè se il nostro gonfaloniere, è troppo vecchio nel momento in cui diventa re, sarebbe un problema perché non avrebbe eredi. Quindi dobbiamo stare attenti a questa cosa qua, è una cosa molto rischiosa. Ed è il motivo per cui io nella mia campagna da solo avevo perso. Quindi ci staremo molto attenti, ragazzi. Ok, ragazzi, comincio a rimettere l'army maintenance così quando finiscono le tregue siamo pronti fin da subito a dichiarare guerra. E ciò sarà
una cosa ottima, veramente ottima. Ha una flotta Urbino, sì, è piccolina, non dovrebbe recare molti problemi alla nostra flotta commerciale, però nel dubbio noi la spostiamo da Genova e la mettiamo, cioè da Venezia, pardon, e la mettiamo ad Alessandria. Dai, va bene. Ok ragazzi, dato che ci avanzano un po' di soldi, sto ordinando di ampliare il nostro esercito. Sto mettendo un'altra unità di fanteria e sto facendo un'altra galea. Ragazzi, abbiamo raggiunto il massimo di administrative power. E questa è una cosa che non mi piace tanto perché non sappiamo cosa farci. Oddio, qualcosa sì, possiamo comprarci un po' la stabilità. Lo faccio ragazzi, più che altro perché allora, io vorrei fare come prossimo gruppo di idee delle idee amministrative magari, dato che ne abbiamo così tanti, però potremo fare la tecnologia amministrativa a livello 7 fra 9 anni. E nel frattempo quindi useremo questi punti amministrativi che otterremo, anche perché ce l'abbiamo come focus nazionale, più che altro per pompare la stabilità magari. Magari per migliorare qua, questi per esempio, per migliorare l'administrative power nelle varie province, oppure per anche fare le core dei territori che andremo a conquistare. Ok ragazzi, stanno spirando tutte le tregue, una a una, voilà. Mamma mia, era veramente tantissima gente quella che era entrata nella coalizione contro di noi. Troppa, mamma mia. Oddio ragazzi, non si capisce più niente. Olè, 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 olè. E voilà. La dottrina del giudizio particolare. Allora, è probabilmente un eretico, più uno di Reform Desire, più 2 di Papal Influence, oppure meno 1% di Reform Desire e 5 di Unrest in Siena. No, eretico, vaffanculo. No, 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 l'Unrest in questo momento proprio non lo voglio, anche se durava poco. Che appaia il Reform Desire, così ci convertiamo al protestantesimo magari. Molti di voi mi hanno detto, unisciti alla guerra dei 30 anni, schierati con... Poi non mi ricordo se mi avete detto cattolici o protestanti, però probabilmente... Nel caso in cui lo facessi sarebbe coi protestanti. E sì, probabilmente la faremo una cosa del genere. Però dovremmo stare attenti perché se per esempio la Francia si schiera con la Lega Cattolica, anche se molto spesso devo dire che si schiera anche coi protestanti, potrebbe essere un problema. Noi fin da subito dichiariamo guerra a Urbino. No, sto scherzando. La miseria, ragazzi. Se dichiarassimo guerra a Urbino, mamma mia, ci darebbe 50 di aggressive expansion. Sì, vabbè. Porca puttana. E ragazzi, allora dobbiamo aspettare ancora qualche anno. Nel frattempo facciamo l'idea qua, i vecchi e gli infermi. Ah sì, questo qua in pratica sono dei contratti in cui ci assicuriamo che i vecchi e gli infermi li utilizziamo come truppe di guarnigione. Cosa molto astuta, devo dire. Se ti attaccano, però non so quanto è astuta come cosa. E questo ci permetterà di risparmiare un po' di soldi. E quindi ciò è buono. Almeno questo è buono. Piuttosto, ragazzi, mi sta sul cazzo che ci sale tutta questa aggressive expansion. E quindi potrei prendermi questo qua che mi aumenta la diplomatic reputation. Però non ho bisogno di tutti questi punti diplomatici. Ragazzi, sono veramente indeciso sul da farsi, perché rischiare ancora una volta una coalizione sarebbe veramente terribile. Quindi non saprei. Magari dovrei cambiare bersaglio, tipo... Eh sì, se cambio bersaglio potrei anche farcela. Potremmo dichiarare guerra a Genova. Peccato che faccia parte dell'impero, quindi questo mi farebbe avere rotti i coglioni da parte dell'Austria e da tutti i membri dell'impero. Però, in fondo, meglio avere un più 20 in aggressive expansion con tutti i membri dell'impero che averlo con tutta questa gente come viene con Stato Pontificio e Urbino, con i quali, per l'appunto, ho bene o male meno 50 di aggressive expansion con tutti. Quindi a sto punto forse mi conviene dichiarare guerra a Genova. Per prendergli la Corsica, che non mi dispiacerebbe per niente occupargli la Corsica, e anche in seguito al Benga. Sì, quindi direi che faremo così. E Venezia e Mantova, vediamo che alleati hanno, per considerarli cobelligeranti. No,
direi che non è il caso considerarli co-belligeranti. Niente, facciamo allora semplicemente così. Genova ce l'ha ancora le colonie? Sì, ha ancora qua i territori. C'è qualcuno che si allerebbe con noi qua per attaccare? Sì, beh, la Polonia ci aiuterebbe nella guerra contro Genova. Quindi magari vanno ad occupare loro i territori genovesi che si trovano là. Ottimo, ottimo. Quindi chiediamo a Genova, a Francia e Savoia di entrare in guerra con noi. No, Savoia no. Solo alla Francia. Direi, no, ma anche la Savoia, dai ragazzi. Che vengano tutti. Gli ottomani invece se li terremo per una guerra contro gli spagnoli in seguito. Oddio, in realtà fra un bel po', anche perché avremo bisogno anche dei francesi contro gli spagnoli. E mettiamo quindi Corsica. Fatto. E la guerra è scoppiata, ragazzi. Cominciamo a spostare le nostre truppe qua. La nostra flotta, mi sono dimenticato di ripomparla, ok, l'ha fatta in automatico. Facciamo tornare a casina le nostre navi. Dove sono? Eccole qua. Tornata a casina bella. Anche perché la flotta genovese ci sta superando. Ah, cazzo, c'era la missione qua. Me ne ero dimenticato e l'avevo quasi compiuta. Peccato. Rivale del nostro rivale, Orda d'Oro. Ok, facciamo questo. Una missione che non mi dispiace, devo dire. Scusate ragazzi, me ne sono proprio dimenticato che avevamo quella missione. Ci stanno attaccando? Veramente? Firenze 14 agosto. Ah, cazzo. Risulta che li stiamo attaccando noi. Vabbè. Gli abbiamo dato tantissime legnate, ragazzi. Gli abbiamo distrutto l'esercito in una maniera allucinante. Il nostro generale è stato fantastico. Wow. Veramente wow. Peccato che ci hanno bloccato la flotta, gli stronzi. Ah, e dov'è il resto? È qui. A sto punto li facciamo arrivare a Siena. Perché c'è quella flotta là infame che ci blocca il porto. La nostra flotta era sotto attacco e abbiamo perso due navi. Mannaggia il cazzo. La flotta genovese non è per niente messa male, quindi sarà difficile arrivare a sbarcare qua in Corsica, però in un modo o nell'altro lo faremo. Ci facciamo altre due navi e cominciamo a muovere le nostre truppe a Genova. Se Venezia si dovesse muovere contro di noi potrebbero essere cazzi amari. Però in fondo c'è anche la Savoia qua. Oso sperare che ci aiutino. Quindi, dove si stanno andando a spostare i Savoia? Chi lo sa? Voi lo sapete? Perché io no. Ah, stanno andando contro i Mantovani. Venezia sta venendo verso di noi. Però ci sono anche i francesi là. È cosa buona e giusta. È cosa buona e giusta, ragazzi. Va benissimo così. Qua servono 9 reggimenti per 9.000 uomini per assediare la città. Quindi spostiamo queste truppe di qua. Non si può, fantastico, perché c'è il forte bloccato. Bene, molto molto bene. No, non possiamo proprio spostarli questi uomini, ottimo. Vabbè, li mettiamo a Parma. Ok, vediamo chi è entrato in guerra. Ah, è vero, perché Venezia è anche Naxos. Comunque è entrata anche Mantova, che sta venendo però spanata dai Savoia, fantastico. Poi i polacchi si stanno muovendo verso sì. Bravi polacchi, avete fatto proprio quello che volevo. E adesso in un modo o nell'altro dovremo sbarcare in Corsica. Non so esattamente come, ma ci inventeremo qualcosina, ragazzi. Oh, mamma mia. I veneziani stanno andando ad attaccare i Savoia. Mandiamo tutti i nostri uomini, come del resto stanno facendo anche i francesi, in supporto. E se vinciamo questa battaglia sarà veramente una cosa molto a nostro favore. Dai ragazzi, ce la possiamo fare. Olè! Guardate come se ne stanno andando a fare in culo i veneziani. Che è successo? Se ne sono andati a fare in culo molti veneziani. Oh, mi piace sta cosa. Una nuova valuta. Allora, rifiuta la riforma, più 2 di inflazione, accettala, meno 10 di Republican Tradition. Allora, io rifiuterei la riforma semplicemente non per il fatto che non voglio abbassare questo, ma perché il nostro ragazzone qua, Girolamo Pontelli, ha già 64 anni. E quindi io magari aspetterei con il prossimo ad abbassarla ancora. Cioè, tanto questo qua ancora qualche lezione se la fa. Aspetterei però il prossimo per perderne ancora di Republican Tradition. Poi ditemi se secondo voi ho fatto una stronzata o meno. Quindi rifiutiamo la riforma. Benissimo. E le nostre truppe allora
Queste qua le mandiamo ad assediare Genova. Queste qua le mandiamo a Brescia. Ah no, non si può. Neanche qua. No, oh, che palle. Ok, le mandiamo a intercettare quei veneziani lì. Ragazzi, sto cercando la flotta genovese e al momento non la trovo. Non so dove sono i genovesi con la loro flotta. Non sono qua. Di questo ne sono abbastanza sicuro. Quindi... Ah, però qua c'è Naxos. Ah, bastardi. Comincio a spostare un attimo la nostra flotta qua. E allora, non posso spostare il nostro generale. Però potrei arruolarne un altro. No. Caspita, perché ragazzi, volevo spostare subito questi uomini qua. Ma senza generale ne perdiamo un po'. Non importa. Almeno arriviamo in Corsica. Ci serve assolutamente. Dobbiamo prenderla perché è il nostro war goal. E quindi se la vogliamo avere, dobbiamo farlo. Poi, i ragazzini di Naxos si sono spostati. Quindi spostiamo a nostra volta la flotta lì. Ottimo. Adesso in un modo o nell'altro la uniamo. Stanno per sbarcare i nostri uomini, ragazzi. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Però veramente mi chiedo dov'è la flotta genovese. Probabilmente è andata in questa direzione. Sì, infatti, la flotta genovese si trova tutta nel Mar Nero, Mar Caspio. Che cazzo di mare era questo, ragazzi? Ho un vuoto. Non me lo dice neanche, che infami. Ok, comunque in ogni caso... Ah, c'è morto lo Spy Master, il maestro delle spie, però abbiamo sconfitto i genovesi. Ok, almeno una cosa buona c'è. Agente, migliore relazioni nel tempo del 20%. Figa, ce lo prendiamo subito. Leopoldo Chigi. Chigi deve essere stato un personaggio importante di qualcosa, ma al momento mi sfugge. Ragazzi, se lo sapete voi ditemelo, perché secondo me c'è stato un Chigi che ha fatto qualcosa di importante. Ragazzi, l'esercito veneziano ho appena visto che... Stava cercando di assediare Firenze. Ma molto gentilmente i francesi sono arrivati e a quanto pare sembra che gli stanno spanando il sedere. Bravi francesi, siete i migliori. Vi voglio tanto bene e voi lo sapete. Ragazzi, mi sto spaventando tantissimo quando ho visto la flotta genovese qui. Ho ritirato alla velocità della luce le mie navi in porto. Mi sono proprio preso malissimo. È stato un bruttissimo momento. Inoltre ci hanno fatto sbarcare degli uomini. I genovesi sono mille e dato che abbiamo 30.000 francesi qua, non penso sia necessario spostare i nostri uomini. Allora ragazzi, l'assedio di Genova è appena finito, quindi Genova sarebbe già disposta a firmare una pace. Però, c'è un però infatti in mezzo alla mia frase, Mantova non è ancora caduta e Venezia non ha ancora subito qualche perdita interessante. Quindi, allora, prima di tutto ci occupiamo di snellire l'esercito veneziano distruggendogli questi uomini. Poi, una volta conquistata Mantova, ci dirigeremo a nostra volta nei territori veneziani. In questo modo firmeremo prima una pace con Mantova e Venezia e successivamente con Genova. Adesso deciderò bene cosa chiedere, perché annettere Mantova o territori di Venezia non lo so. Mantova di sicuro non l'annetto. Magari a Venezia gli frego qualche territorio. O cerco qualche maniera comunque per indebolirli tutti. E cercheremo in questa guerra, piuttosto che assumere province del nemico, di indebolirlo, di renderlo meno coeso in un nostro successivo attacco. Indeboliamo il nemico per ucciderlo successivamente in pratica. Una cosa semplice, semplice, semplice. Tra l'altro, come potete vedere, stanno risalendo gli administrative power. Quindi noi cogliamo l'attimo e possiamo ridurre un po' l'inflazione. Dov'è? Me lo son perso. Eccolo qua. Riduciamo del 2% l'inflazione. Fatto. Fantastico. La flotta genovese è qua e ci stanno facendo sbarcare altri uomini. Appena la spostano, sposterò i nostri uomini in Corsica anche loro nel nostro territorio. La battaglia di Novara qua a nord è stata vinta dal nostro esercito, che quindi andiamo a spostare a sud per combattere i genovesi. Questa flotta qua si sta muovendo verso la baia di Napoli, quindi forse posso rischiare di muovere i nostri uomini a Pisa, sperando che i genovesi non tornino indietro. Adesso tengo un po' d'occhio, così lo vedo subito. No, ok, i genovesi si sono allontanati, quindi non rischio troppo. Posso anche fare un'altra nave, a sto punto io farei un'altra nave leggera. La cominciamo a far fare qua a Pisa. La battaglia a Siena è stata vinta dal nostro esercito, che stavo per chiamare Regio, ma effettivamente non è un esercito Regio il nostro.
È più che altro un esercito repubblicano, gonfalonierano. No, questo termine, ragazzi, me lo sono inventato, non penso che esista. No, con la flotta no. Andiamo a spostare i nostri uomini a Brescia. Quant'è il supply limit di Brescia? No, qua vedo le merci. Supply limit è 20, ok. Andiamo a spostare i nostri uomini a Brescia e successivamente occuperemo anche Verona. Ah, ragazzi, abbiamo un diplomatico libero e ce lo teniamo per firmare la pace con i sì, con i Savoie. Buonanotte, con Mantova. Ragazzi, cosa bruttissima. Il nuovo papa è leale all'Austria. Ed è stata indetta una crociata contro gli ottomani. Ciò non mi piace per niente. Una crociata contro gli ottomani non gioca a mio favore. Di sicuro noi non ci schiereremo a favore della crociata. Che se ne vadano tutti a quel paese. Che se ne vanno tutti al diavolo. Ci ho messo 20 anni ad allearmi con gli ottomani e non mi separerò da loro per una fottutissima crociata. Allora, ragazzi, i veneziani hanno tentato un'altra offensiva a Firenze che è fallita veramente miseramente. Nel frattempo Mantova adesso dovrebbe cadere, dai ragazzi. Genova mi ha anche offerto una richiesta di pace che non ho neanche considerato. Non ho neanche preso veramente in minima considerazione, proprio come se non me l'avessero proposta. Andatevela a mettere in quel paese. Oddio, potrei anche accettarla, direte voi. Ti prendi la Corsica e vaffanculo. No, però voglio indebolire anche Mantova e Venezia. Voglio cominciare a prepararmi il terreno per il futuro. Ok ragazzi, Mantova si è arresa, Mantova si è arresa e quindi firmiamo la pace con loro adesso. Allora, Mantova, gli chiediamo un bel po' di soldi come al solito e voilà. Poi, gli facciamo, che linguaggio è? Gli facciamo rompere tutte le alleanze e war reparation. Non ce li mangiamo, né niente, non abbiamo, come potete vedere, neanche il benché minimo punto di espansione aggressiva. Quindi è tutto a posto. E voilà. E adesso possiamo anche muoverci contro i veneziani. Per l'appunto io sposterei le nostre truppe. Questi qua sono Ragusa. Ragusa è con noi? No, Ragusa non è con noi. Però a quanto pare sta assediando. No, non penso che stiano assediando. Ok, spostiamo comunque i nostri uomini a Verona. E adesso ci occuperemo di occupare i territori veneziani. Uno alla volta cadranno tutti. Inoltre abbiamo un bel po' di soldi che possiamo utilizzare. Io sarei tentato di fortificare un po'. Voi potrete dire, perché vuoi fortificare? Perché c'ho tanta paura delle coalizioni. E prima o poi farò qualche forte. Però effettivamente adesso forse non è il momento. Allora, porto ne abbiamo già costruito uno, potremmo fare degli altri porti. No, piuttosto ci facciamo una bella baracca qua a Firenze. E dopo la costruzione di questa bella baracca, direi che ragazzi, per questo episodio siamo a posto. Spero che l'episodio sia stato interessante, è stato di sicuro più movimentato dello scorso. E ragazzi, mi raccomando, se l'episodio vi è piaciuto, mettete qua sotto un bel mi piace, condividete il video con amici, andatevi a guardare le altre serie sul canale e mettetemi qua sotto un bel commento in cui mi dite cosa pensate che dovrei fare o anche mi chiedete qualcosa semplicemente che non c'entra niente, fatelo pure. È a vostra discrezione. Ave a tutti ragazzi e ci vediamo nel prossimo episodio di questa meravigliosa campagna.